Ciao! Allora, oggi vi voglio mostrare questa palettina, questa qui, che sto testando nell'ultimo periodo e l'ho presa su Wish. Incredibile! Allora, è una palette intanto classicissima, oltretutto parliamo della confezione magnetica, perché qui ha un piccolo magnete, quindi si chiude bene, però è cartone, cartone spesso e oltretutto non guardiamola, ma ho dovuto metterci lo scotch perché qui era proprio cartone e si era già aperta. Ma detto questo, è una palettina che è carina, non ha lo specchio ovviamente, quindi da usare durante il giorno, piccolina con 9 ombretti, in questo caso nei toni del bronzo. È la numero 05, marchio assolutamente sconosciuto, ma l'ho pagata 2 euro. 1 euro lei, 1 euro la spedizione. Poi, essendo un cartone così bello spesso, è super super imbottita. Allora, non dice la quantità, non dice, sì, la quantità dice di essere 9 grammi. È un 9 grammi, quindi un grammo per ombretto. Sì, perché se sono 9 ombretti. Allora, almeno ha la lista ingredienti lì e l'ho guardata, è molto simile a tante altre palette, quindi non ho trovato cose particolari. E oltretutto, perché l'ho voluta provare? Perché quelle della Essence stanno costando davvero tanto e voglio, per un prodotto tipo low cost, perché se voglio un prodotto più performante mi baso su altre marche. Ma per dei prodotti da tutti i giorni oppure low cost, quelle dell'Essence iniziano a costare. Questa, ripeto, l'ho pagata 2 euro eppure ero curiosa di provarla. Allora, adesso ne parlo e vi faccio gli swatch, però invece di farli qui davanti alle luci, li ho già fatti in un'altra postazione. Quindi ho swatchato tutti gli ombretti, perché secondo me con le luci naturali si vedono meglio. Partendo da qua, cosa vediamo? C'è un opaco, ci sono tanti metallizzati ed è con i brillantini, sono tanti, avete visto lo swatch, un arancione opaco leggero, uno più scuro, dei metallizzati, questi sono i toni più delle classici, perché il marroncino chiaro, questo che è un colore che io uso tantissimo come base, infatti vedete che non si vede niente, fortuna che ho fatto lo swatch prima, degli altri metallizzati, un opaco ed è marrone, un opaco sul tono del marrone vinaccia e un altro metallizzato con i glitter. Allora, come si comportano? Bene, davvero bene, non avrei mai pensato, ce l'ho su anche in questo momento. Si comportano davvero bene, sono belli pigmentati e l'avete visto anche dallo swatch. Sono belli pigmentati, si applicano bene, si sfumano bene. Restano davvero tutto il giorno, ovviamente con un primer sotto, restano tanti e non sono neanche polverosi, cioè quelli più polverosi ho notato che quelli che fanno leggermente fallout sono questi due opachi scuri che fanno leggermente fallout, ma niente a che vedere con le altre palette che ho provato, sia quelle dell'Essence che vi recensisco sempre, ma anche quelle di altri marchi. Le fanno davvero molto meno.
Io mi sto trovando benissimo, cioè uso come base per tutta la palpebra, uso soprattutto questi colori, i metallizzati o i glitter li uso per dare un attimo un tocco di luce ed i due scuri li uso per dare profondità allo sguardo. Quello più chiaro, che davvero è color carne perché è impalpabile, lo uso per andare a sfumare tutti i palotti e poi nella carta sopraccigliare. Io mi trovo bene, sinceramente. Questa è nei colori del rosso, arancio, bordeaux. C'è nei toni del nude, nei toni del rosa, ho visto anche quelle verde, quelle nei toni dell'azzurro, che comunque fanno delle palette complete, perché c'è il colore chiaro, i colori di transizione, i colori, ci sono molti glitter, però ci sono i colori scuri, ce n'è, non mi dà nessun tipo di problema alla palpebra o all'occhio, ovviamente uso esterno, non uso interno. Fissano bene anche la matita, si sfumano bene, l'ho già detto, non danno nessun tipo di problema, si rimuovono facilmente e non macchiano la palpebra. Io non trovo lati negativi se non che è piccolina, cioè perché alla fine è una mano, è davvero piccolina, ma è comoda da portare anche in borsa, ad esempio, perché è tutto cartone e quindi è bella, come si dice, gli ombretti sono belli protetti. Diciamo che manca lo specchio, però è una palette da 2 euro. Cioè, non gli avrei mai dato sinceramente un centesimo. Ho detto, vabbè, la provo così. E vi anticipo che ho preso anche gli altri colori perché ne sono rimasta entusiasta. Ora sono curiosa di sapere se vi incuriosisce. Si capisce anche quali sono i colori che uso di più. E oltretutto non ho ancora fatto il buco, ma sono belle compatte, mi piace tanto, tantissimo, penso di più di tante altre palette, devo essere sincera. Fatemi sapere se per caso l'avete provata, se vi incuriosisce, nel caso questa è la 05. Comunque le vedete anche voi che ci sono tantissime altre palette, tantissime altre scelte di colori, questa è bella completa secondo me. E direi basta parlare perché diventa un video troppo lungo per i miei standard. Fatemi sapere se vi è incuriosito questo tipo di prodotto. Ovviamente l'ho pagato io, non è una sponsorizzazione, ovviamente. Però, signori della Wish, con tutto il tempo che con tutti gli acquisti che faccio da voi, se volete sponsorizzazioni volentieri, però per adesso pago io. Comunque, se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale. Mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima! Ciao!